Salve a tutti e benvenuti al tutorial non so cosa sul linguaggio Java. In questo tutorial andiamo a vedere come sviluppare un'applicazione di tipo produttore-consumatore. Questo tipo di applicazioni vengono sviluppate quando abbiamo dei thread che producono una determinata informazione ciclicamente e altri thread che invece consumano quella determinata informazione. Per evitare che il produttore aspetti che il consumatore sia pronto per produrre l'informazione e per evitare che il consumatore aspetti che il produttore abbia prodotto l'informazione per consumarla, si utilizza una struttura di appoggio chiamata buffer, che si trova innumerevoli volte nel campo dell'informatica, questo tipo di struttura, una struttura di appoggio dove il produttore inserisce l'informazione e il consumatore le preleva, entrambi i thread quando sono pronti. Naturalmente un buffer ha dimensioni limitate e quindi vanno gestite opportunamente le attese nel momento in cui il produttore deve produrre un'informazione ma il buffer è pieno, quindi si deve mettere in attesa evitando l'attesa attiva, e il consumatore vuole consumare ma il buffer è vuoto, quindi il consumatore deve essere messo in attesa, ovviamente evitando le attese attive. Inoltre il buffer è una struttura condivisa fra questi thread, quindi ha risorse in comune e naturalmente va sincronizzato, quindi opportunamente sincronizzato. E proveremo in questo tutorial con estrema fatica a sviluppare la nostra prima applicazione di tipo produttore-consumatore. Nel nostro caso in particolare il produttore produrrà un'informazione che sarà una stringa di questo tipo info n, quindi info 1, info 2, info 3, e ovviamente il consumatore preleverà questa stringa e stamperà la stringa prelevata. Quindi il nostro elemento è una stringa. Andiamo a crearci subito la classe produttore, la classe consumatore e la classe buffer. Allora, iniziamo dal buffer. Il nostro buffer lo possiamo implementare con una politica first in, first out, che viene detta politica FIFO, quindi una coda. Quindi utilizziamo una linked list, potremmo anche utilizzare una queue, la queue che è una struttura dati che è disponibile da Java 5, mi pare, però preferisco utilizzare una linked list, quindi con elementi di tipo string. Effettuiamo l'import e nel costruttore andiamo a inizializzarla. New linked list. Ah, molti di voi mi dicono che io vado anche molto spesso molto veloce quando scrivo, naturalmente per rimanere nei tempi del tutorial, possibilmente, idealmente sotto i 10 minuti. Naturalmente, se voi scrivete più piano, basta mettere in pausa, scrivere e rimettere play al video, quindi non vedo questo grande problema nel momento in cui io vado un po' più veloce. Allora, noi vogliamo però passare una dimensione massima al costruttore del buffer, quindi size max la chiamiamo, e naturalmente dobbiamo crearci una stessa variabile anche all'interno della classe e effettuare l'inizializzazione size max uguale size max. Questa sarà la dimensione massima del nostro buffer. Raggiunta questa dimensione, i thread andranno messi in attesa. Abbiamo bisogno di due metodi, tutti e due booleani. Uno è isEmpty, che poi potremo anche evitare, ma vi farò vedere dopo, e un altro è sempre un metodo booleano, isFull. Questi due metodi devono restituirci true rispettivamente se la coda è vuota o la coda è piena, false altrimenti, e sono importanti perché sono le condizioni che dobbiamo aspettare per le condizioni limite, diciamo. Non si può produrre se il buffer è pieno, non si può consumare se il buffer è vuoto. Quindi questo ritorna coda.isEmpty, che la struttura dati ci mette già a disposizione i metodi isEmpty, quindi dobbiamo semplicemente ritornare il valore booleano che ci ritorna questo metodo. Qui invece return coda.size, cioè il numero di elementi inseriti all'interno della coda, se è maggiore di size max. Ok, quindi true se il numero di elementi ha raggiunto ormai la dimensione massima, false altrimenti, quindi false se non, la coda non è piena.
E poi naturalmente dobbiamo avere i metodi preleva info senza tante pretese, e poi il metodo di tipo void aggiungi info, quindi i metodi per aggiungere e prelevare determinate informazioni. E aggiungi info naturalmente dobbiamo passare come parametro la stringa da produrre, cioè la stringa da aggiungere, scusate. E qui while. Allora, che cosa dobbiamo implementare? Adesso prima ve lo dico e poi lo scriviamo, altrimenti magari rischiate di confondervi. Qui si tratta sostanzialmente di fare un controllo sulla struttura dati, ma noi vogliamo aggiungere, quindi produrre informazioni. Aggiungere un elemento alla nostra struttura dati, naturalmente dobbiamo fare il controllo se la coda è piena, non possiamo aggiungere. Questo va implementato in un ciclo continuo, quindi in un while, non semplicemente in un if, perché altrimenti l'if una volta saltato procede normalmente con il resto del metodo. Nel while dobbiamo quindi inserire not, anzi while is full, quindi finché è piena la coda, che cosa dobbiamo fare? Se vi ricordate nel tutorial precedente, il problema dell'attesa attiva, nel caso in cui si aspetta la condizione su una struttura dati, si utilizza il metodo wait. E se vi ricordate vi ho anche detto che wait può generare l'eccezione interrupted exception, quindi dobbiamo inserirlo in un blocco try catch, e quindi qui poi effettuiamo la stampa interrupted exception semplicemente senza tante pretese. I metodi wait, join e sleep sono tutti metodi che lanciano l'eccezione interrupted exception, possono lanciarla naturalmente. E quindi vanno tutti e tre inseriti sempre in un blocco try catch, quindi buona abitudine scriverlo direttamente. Quindi se è piena, aspetta. Arrivato qui la coda non sarà piena perché è uscito dal while, quindi possiamo effettuare le modifiche che vogliamo fare, ovvero aggiungere l'informazione. Coda add first info notify all, quindi notifichiamo agli altri thread che la struttura dati è stata modificata. E utilizziamo il metodo addFirst perché stiamo utilizzando la struttura come se fosse una coda, quindi avremo addFirst qui, nel metodo prelevaInfo avremo removeFirst. Attenzione a utilizzare remove e non get, perché get restituisce l'informazione iniziale ma non la rimuove, noi invece dobbiamo prelevarla. Qui dobbiamo fare una cosa analoga, però while is empty, perché non possiamo prelevare se la coda è vuota. E sempre dobbiamo utilizzare il metodo wait perché dobbiamo metterci in attesa di una condizione su una struttura dati. A questo punto, arrivati qui, la coda non sarà vuota, possiamo effettuare l'operazione, cioè string info uguale coda.remove first return info e notify all dopo che è stata modificata la struttura dati, quindi notifichiamo agli altri thread che la struttura è stata modificata, e questo è il nostro buffer. E penso che sia tutto chiaro. Consumatore e produttore sono entrambi classi che devono essere dei thread, quindi tutte e due devono implementare runnable e implementare ovviamente il metodo run. Ok. Dal momento che il buffer deve essere una risorsa condivisa, dovremo passarlo in qualche modo a questi due thread, e quindi nel costruttore passeremo come parametro il buffer, quindi avremo una variabile di classe buffer che andremo a istanziare nel momento in cui andremo a creare il nostro produttore, e facciamo una cosa analoga qui nella classe consumatore, ovviamente modificando il costruttore. E volendo possiamo anche passare il ritardo ai due thread, perché nei metodi run poi andremo a implementare un'attesa, altrimenti le informazioni saranno prodotte talmente veloce che non avremo modo neanche di leggerle, quindi utilizzeremo un thread sleep per farle andare un po' piano. This ritardo uguale ritardo,
Quindi il ritardo sarà il ritardo che passeremo al metodo sleep. Che se vi ricordate accetta un tempo in millisecondi, quindi dovrà essere qualcosa del tipo 1000, 2000, 3000, eccetera, così. Nei metodi run metto dei while true, quindi dei cicli infiniti, giusto per farli andare mentre possiamo poi discutere di quello che stiamo vedendo. Allora, il produttore deve produrre delle informazioni che abbiamo detto devono essere delle stringhe, quindi info più i, creiamo una variabile i uguale a 0, che poi aumentiamo di 1 ad ogni ciclo, e buffer aggiungi info s, semplicemente. Quindi noi produciamo una stringa info 1, info 2, info 3, info 4, eccetera, 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 eccetera. E poi effettuiamo anche una stampa, giusto per avere modo di verificare ciò che stiamo scrivendo. Tolgo i due punti così, tanto per producing più s. Ok. Facciamo una cosa analoga, io faccio sempre i copia e incolla, ma soltanto perché sono sfaticato. Buffer preleva s consuming s, i più più non ci serve. Naturalmente ho detto thread sleep ritardo, eccoci qua. Quindi preleva l'informazione, stampa a video l'informazione che ha prelevato e aspetta un tot di tempo. Anche qui nel produttore metto naturalmente thread sleep ritardo e mettiamo tutto il blocco in un try catch con questa stringa, perché come vi ho già detto prima, thread sleep può generare l'eccezione interrupted exception. Facciamo qui la stessa cosa e a questo punto siamo pronti a vedere se la nostra applicazione funziona. Quindi questa è la classe produttore, questa è la classe consumatore. Nel nostro main dobbiamo crearci innanzitutto un buffer, b new buffer, a cui dobbiamo passare la dimensione massima, quindi impostiamo magari dimensione a 30, giusto per tenerci bassi. Poi un thread produttore a cui passiamo nel costruttore della classe thread il costruttore della classe produttore. Thread consumatore, e facciamo una cosa analoga a quella fatta per consumatore. Allora, produttore e consumatore, come costruttori dobbiamo passare il buffer e il ritardo. Mettiamo per il produttore un ritardo di 1,5 secondo, per il consumatore 2 secondi, giusto così per darli diversi. A questo punto produttore.start e possiamo avviarli. Consumatore.start e vediamo un po' che cosa esce. Eccezione illegal monitor state exception notify all buffer java 36. Allora metto un attimo in pausa e vedo che cosa mi sono dimenticato, insomma, perché ci dà degli errori, e appena torno vi dico. Allora, errore molto stupido e per questo mi merito una crocifissione in sala mensa, perché naturalmente i metodi vanno sincronizzati opportunamente, quindi devono essere sincronizzati perché il buffer appunto è una risorsa condivisa. Chiedo scusa per l'errore, è abbastanza banale, e quindi possiamo andare ad avviare l'applicazione e vedere che l'informazione viene prodotta ogni 1,5 secondo e viene consumata ogni 2 secondi, e quindi procedono allegramente in simultanea sia il thread consumatore sia il thread produttore. Naturalmente poi vedete, in questo modo possiamo andare a creare altri 3 thread produttori, altri 2 thread consumatori, insomma il numero che vogliamo è modulare. Abbiamo le classi che fanno le determinate operazioni, possiamo creare quanti oggetti vogliamo, quindi sono abbastanza evidenti i vantaggi. Purtroppo il tutorial è venuto piuttosto lungo e non ci posso fare nulla. Vi consiglio di guardarlo interamente, insomma, anche se ormai l'ho detto alla fine, quindi perde di valore. Io sono distrutto, quindi per oggi basta così. Ci vediamo al tutorial numero 47, credo.
Sperando che sia tutto chiaro, vi ricordo che mi trovate sempre sulla pagina Facebook Carmack. E da lì se mi scrivete vi rispondo in un tempo molto breve. E quindi vi auguro un buon sabato.